Ma io ti deve fare il cervello per primo, che c'è sta cosa? Professore. Mauro? Dov'è Marco? Ah! La massima azione vista proprio del lavoratore non è che non si possa comunicare in funzionamento al lavoratore in altro, si può fare, però allora, eccoci qua, davanti all'università, questo presidio era per tanto come si chiama. Allora, ciao, sono Claudia, sono venuta qua per partecipare a questo presidio culturale, Cultura Sospesa. Che abbiamo fortemente voluto insieme a artisti, professori, insegnanti, lavoratrici e lavoratori sospesi. E da oggi inizia? O già da qualche giorno che state qua? Beh, questo tipo di iniziative, diciamo sì, nel senso che vogliamo riprenderci la cultura che in questo momento per chi non ha deciso di sottomettersi alla narrazione ufficiale, alla dittatura in corso, a quello che sta succedendo accanto a noi e che viene ormai accettato in maniera quasi passiva dalle persone che ci circondano, sì, ci puoi fare della cultura, dell'informazione, delle mostre artistiche, eccetera, c'è bisogno di riprendersi gli spazi e di creare delle iniziative di nuovo. Quindi sì, questa è la prima, ma speriamo che sia la prima di un lungo ciclo di iniziative dedicate alla cultura e al fatto che ci riprendiamo i territori, ci riprendiamo la cultura e ci riprendiamo questo paese. I due settori che stanno soffrendo più di tutti questa cosa sono, secondo me, il turismo e la cultura. Perché il turismo ha delle fasce molto alte di poter avere finanziamenti e via dicendo, ma ci stanno, quello diffuso è molto artigianale e quelli stanno soffrendo, sono due anni che non fanno niente, però non riescono ad avere nessun circuito che gli dà un po' di lavoro. E la cultura, noi ci abbiamo un teatro al Laboro, sono due anni che quasi è chiuso, fa delle cose sporadiche ma senza. Beh, c'è, da un lato c'è una nave che affonda, dall'altro ci sono persone che si arricchiscono. Si arricchiscono dei disastri e dall'altro ci sono le persone che stanno perdendo i loro diritti e che stanno perdendo un nostro grande alleato che è lo Stato. Ormai quello che poteva essere il grande alleato, lo Stato, io non lo sento più come un alleato, ma lo sento come un nemico che bussa alla porta, che prende e non dà. E d'altronde, da uno che viene dalle banche non è che si potevano aspettare di più. A Draghi non si poteva aspettare di più, però. No, io non amo dire il colpevole, per me, come diceva Giulietto Chiesa, Draghi è un passacarte, solo un servo dei veri poteri, e quindi per me il vero problema siamo noi che permettiamo questo, siamo noi che non ci arrabbiamo, siamo noi che non ci riprendiamo quello che è nostro, a partire dalla cultura, da quello che siamo stati, dalla storia, dal nostro passato, dal coraggio di agire in un momento storico così complicato. Ti posso fare una domanda un po' scomoda, nel senso, secondo me, dato che io sono comunista, perciò non c'ho nessun problema, però ce l'ho il problema, perché vedo che i movimenti sono senza direzione politica. Oppure ce l'hanno, ma è marginale, non ci hanno referenti in Parlamento, nelle istituzioni, non ci hanno referenti. E questo secondo me è la mancanza che anche la battaglia soffre, perché non c'è comunicazione. Insomma, di questa cosa al TG2, TG1, TG3 non hanno detto niente. Se c'era Salvini che veniva qui, potresti pure che lo diceva. Beh, intanto c'è uno scollamento tra la base e il vertice della piramide, ma questo è un processo ormai secolare, iniziato decenni fa e che va avanti. Poi c'è la corruzione, ma secondo me uno dei significati importanti dell'iniziativa a cui partecipiamo oggi è proprio quello di riprenderci anche, diciamo, la cultura come istruzione delle nuove generazioni, perché una delle mie più grandi
paure è che noi non stiamo trasmettendo nulla alle nuove generazioni, non il senso del sacrificio, non la dignità, non la correttezza, non il rispetto del paese, no? Amare questo paese, no? E quindi secondo me il problema, la base di tutto è questo, di non riuscire a creare nuove generazioni che sappiano dire no, io non sono qui perché mi devo portare i soldi a casa e poi chi se ne frega. E finché noi non smetteremo di creare queste generazioni, prendi i soldi e scappa, e poi chi se ne frega, il pianeta, il paese, la storia, la cultura, cioè chi se ne frega, c'ho i soldi, vado a divertirmi e faccio quello che mi pare. Noi abbiamo permesso che in questo paese le nuove generazioni perdessero i valori, e questa cosa per me è drammatica, e quindi per me questo è un grande momento, un momento importante per ricominciare da questo punto di partenza. Di fronte a tutta questa realtà che a noi sembra palese, sembra evidente anche negli stessi dati ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità, si smantella quello che è un allarme sanitario che ancora viene alimentato con la paura e dai mass media. Chi osserva questa realtà non ha la possibilità di dirlo. Chi prova a criticare, chi prova a porre un dubbio, viene additato, viene messo al centro di una gogna mediatica secondo cui è terrapiattista, è negazionista, è ascientifico. Ecco, noi vorremmo in qualche modo, con queste iniziative, dire che c'è una parte della scienza che noi chiamiamo scienza padrona, è una scienza che si è asservita al potere, e così come in altre epoche storiche è stata funzionale al potere, ha fornito delle giustificazioni per delle politiche autoritarie, così sta succedendo in questa fase storica. Rispetto a questa scienza ci sono invece delle voci critiche che si levano e che mettono in luce quali sono questi percorsi di autoritari che stanno avanzando. Quindi concludo qui dicendo che questa Repubblica, che per la Carta Costituzionale è fondata sul lavoro, a noi sembra che si stia trasformando in una Repubblica vaccinale, laddove però questa dittatura sanitaria, come alcuni la definiscono, non rappresenti altro che il vero volto di questo capitalismo che si vuole imporre senza stravolgere la forma, ma trasformando i meccanismi sociali, i meccanismi culturali di imposizione. Cioè, nei mezzi di comunicazione, anche pubblici, in cui si dovrebbe dare spazio alle varie teorie e a un vero dibattito scientifico, tutto questo è praticamente abolito. Anzi, il pensiero, diciamo, eterodosso viene totalmente censurato. C'è stata anche la rivendicazione. Abbiamo sentito Mario Monti, senatore a vita, senatore della Repubblica, dire che l'informazione non deve essere democratica, che deve essere somministrata, ha usato questo termine che sembra appunto quello di un farmacista, deve essere somministrata senza attenzione alla democrazia, quindi al libero dibattito. Perché? Perché siamo in guerra, utilizza Monti questa metafora della guerra che è stata utilizzata da molti nel corso di questa cosiddetta pandemia che dura ormai da più di 2 anni. E, ecco, allora, proprio, e adesso concludo perché non voglio appunto portare via tempo agli altri, ma l'ultima considerazione che voglio fare la lascio fare a un grande storico, un grandissimo storico, forse uno dei più grandi storici del XX secolo, che è Marc Bloch, che forse qualcuno conoscerà, almeno chi si interessa alla storia medievale lo conosce per forza, perché ha scritto dei libri meravigliosi, tra cui un capolavoro che si intitola I re taumaturghi, che studia le credenze popolari a proposito di alcune malattie. È un'opera bellissima che vi consiglio di leggere. E a proposito invece di quello che dicevo prima, vi esorto a rileggere lo splendido testo di Brecht, Vita di Galileo, perché nell'opera di Brecht ritroviamo tantissimi elementi del dibattito odierno. Brecht per esempio dice: quello che oggi scriviamo domani lo cancelleremo,
Cioè la scienza è qualcosa che si evolve, non può essere un blocco, non è una religione la scienza. E la inquadriamo invece l'autocensura che ci sembra, almeno a me personalmente sembra permeare la nostra società cosiddetta democratica, anzi senza cosiddetta, democratica. Perché se io lavoro giornalista so quello che devo dire o quello che diciamo, nessuno, cioè nel senso nessuno dice che è il medico è alle pre o lo zingaro o... cioè qua non sono non si vede, vabbè, uno striscione che ha scritto la vostra scuola uccide, devo dire una parola su questo, io sono un insegnante molto qua non posso negarlo. Ovviamente la Stato dirigenti la scelta di operare questa sospensione oppure no. Però stiamo verificando che effettivamente questa sospensione... Comunque un organismo molto politicizzato sia un errore, ma la domanda è, ricorrendo al giudice... soggettivo a lavorare... alla retribuzione eccetera, il TAR non è competente, il TAR è competente. Allora, da medico anestesista che in piena pandemia nel 2020 era impiegata nell'urgenza Covid, quando una cara amica mi ha detto che si poteva fare anche assistenza domiciliare, non vi nego che ho avuto una spina irritativa di fastidio. Perché mi sembrava incredibile che, visto l'impiego di forze utilizzate, vista l'incognita anche eziopatologica del virus e visto il lockdown, tutto quello che era stato creato intorno alla pandemia, nell'ignoranza della malattia, questa cosa mi irritava, mi dava un fastidio, non trovo un altro termine. Però diciamo così che il pregiudizio è stato vinto dalla curiosità scientifica e quindi ho iniziato a seguire l'evoluzione di questi gruppi che facevano assistenza domiciliare. E mentre io seguivo l'utilizzo di queste terapie domiciliari e vedevo sorprendentemente importanti risultati anche in pazienti diciamo così più a rischio, anziani o compromessi, obesi o diabetici, evolveva nonostante il fatto che le autopsie, sapete tutti, erano fortemente sconsigliate. Vedevo che però alcune terapie come l'idrossiclorochina, su cui c'è stato un balletto, però risultava efficace. Così come si evinceva sempre di più che il meccanismo fisiopatologico del virus non era tanto legato effettivamente a un'infezione respiratoria come noi ci potevamo aspettare. Cioè la clinica che si manifesta è respiratoria ed è importante, ma è la importante infiammazione, questa cascata citochimica che si crea a determinare il meccanismo che poi può portare il paziente a scompensarsi fino a finire in terapia intensiva. Perché voglio sottolineare che qui nessuno nega che il Covid possa essere mortale, ma quello che noi continuiamo a dire è che bisogna fare un utilizzo intelligente del vaccino. Si interroga costantemente su cosa sia la rivendicazione dei diritti oggi, quanto si possa fare, cosa non si possa fare. Siamo qui in questo piazzale anche perché comunque rimane la lotta per questi spazi come nostri, questo almeno, soprattutto perché siamo giovani, ha comunque ancora senso provare a far capire che non siamo d'accordo con il modello che appunto ha esposto Valerio di studenti che pagano le tasse e non che hanno amore per lo studio, questa è diciamo l'etimologia. E, però dall'altra parte effettivamente quello che vorremmo portare oggi qui è quello che siamo in quanto ragazzi ed esseri umani, cosa che stanno un po' cercando di toglierci. Riflettevo l'altro giorno su che cosa sia l'opportunità che ci dà questa situazione, perché nel dolore della perdita e dell'umiliazione effettivamente stiamo guadagnando tantissimo su tutta un'altra serie di aspetti che in realtà ci avevano già tolto da anni, perché finalmente siamo riusciti a costruire una comunità di persone che vivono la vita vera, perché molto spesso la vita che vivevamo prima
sembrava un po' finta, un po' pilotata, e nel momento in cui uno Stato si è imposto e ci ha tolto delle cose, noi effettivamente abbiamo avuto la possibilità di renderci conto di quanto certe cose forse fossero superflue. Riflettevo quindi proprio sulla possibilità che il togliere certe cose ci può dare per riscoprire semplicemente l'altro, e quindi quello che noi stiamo facendo tutti i giorni è riscoprire l'altra persona, e in quanto giovani vorremmo portare poi questo nel mondo, dare la possibilità anche ai bambini di oggi che vivono nel distanziamento, nelle mascherine, nella paura dell'altro, di dire che la base poi di una società che funziona è la cooperazione mentale e fisica anche, quindi lo stare insieme. E quello che ci riesce meglio fino adesso è stare insieme, quello che stiamo facendo oggi, e spero che, ed è questo che poi effettivamente alla fine porterà a una vittoria. Poi in che modo, se sul piano governativo o se dovremmo fare una comunità alternativa, questo ancora non lo sappiamo, però è giusto lottare per l'autenticità della vita, ed è quello che stiamo facendo anche oggi. Sì, adesso abbiamo una commissione artistica all'interno del gruppo degli studenti che è nata nell'ultimo periodo, ci sono molti artisti al nostro interno, e quindi diciamo porteremo avanti quella che è la nostra lotta anche e soprattutto con l'arte e la musica. Prima la poesia, sì. Ora vi leggerò una poesia scritta da un ragazzo del nostro movimento che ha violato il coprifuoco per andare a una manifestazione appunto contro il coprifuoco durante la zona rossa e ha passato 2 giorni in carcere. E il titolo si chiama Poesie dal carcere. Dentro questa prigione, buia e desolata, ascolto il rumore del silenzio e penso alle parole per dirti quanto mi sei mancata. Tra questi infiniti giorni, la mia salvezza è chiudere gli occhi, sognare che ritorni. Le urla disperate che sento sono il prezzo di aver coraggio, di aver vissuto davvero, anche se solo un momento. E tu, sai quanto pesano queste parole, scritte da un uomo che fuori vive mentre dentro muore. Qui non si pensa a grandi progetti, qui si sta nel nostro sconfinato angolo, qui dove ci avete messi. E dentro questa prigione ascolto il rumore assordante del silenzio. Ma almeno ho dato la tua voce all'eterno, muto, spirito del tempo. Un uomo compiaciuto della propria libertà. Se la sapete, cantatela insieme a me. La libertà non è star sopra l'albero. Non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, forte. Libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vai con le mani. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Quale democrazia? Che ha il diritto di votare e che possa la sua vita delegare. E nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà, appunto. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, tutti. Libertà è partecipazione. Grazie a tutti e
Allora, tutti uniti perché è importante. Ripeto, lo ripeto, lo ripeterò, la cultura è di tutti e per tutti. Quello che stanno facendo, oltre a toglierci il lavoro, ci stanno togliendo anche tutti gli spazi sociali, vitali. E io personalmente, a livello psicologico, ma immagino come tutti voi, sto passando un momento tremendo, ho gli incubi la notte. Allora, c'è bisogno di questo, perché la musica, l'arte è una terapia, serve per curare anche l'anima, che è importante. Quindi partecipiamo! Da una mattina mi sono svegliata e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano. Sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E questo è il fiore che passeranno.